c'è una zanzara qui. Sì, infatti non capivo i gesti, sì. A Di approvazione, di proposito, disapprovazione, di scusa, a maledizione. Era una proposito zanzara. delle... Comunque vorrei dire qualcosa al di là della zanzara. Al di là, cioè, ricollegandomi un po', a quello, insomma, che si diceva, diciamo che, la sua domanda ha sollevato, la questione della... comunità, diciamo, come della comunità dei cittadini, appunto, come destinatari poi delle politiche, no? E volevo fare due domande, cioè, nel senso, e quindi diciamo che lui, a quanto ho capito, si riferiva più a un monitoraggio che eventualmente la cittadinanza può fare sulle cose già fatte, appunto, come dicevi tu, che, diciamo, non è propriamente quello, diciamo, che si Per fa ora sopra un ancora no, po', sì. ok, però, appunto, ricollegandomi a quello, volevo capire se, voi avete fatto delle analisi sulla comunità che attualmente utilizza questo strumento, nel senso che, appunto, avendo l'accesso registrato su OpenPolis, suppongo che, ci sia un minimo di monitoraggio su chi utilizza questi strumenti, e quindi se ci sono state anche dall'esterno, non da voi, delle valutazioni su chi utilizza questo tipo di strumento. In maniera molto limitata e relativa, nel senso che noi per la registrazione alle nostre piattaforme non chiediamo dati particolari se non quello del nome, del cognome, dell'email, del comune di residenza o nel quale si vive comunque. Per cui non abbiamo dati anagrafici, non abbiamo dati di altra natura. Abbiamo dei dati quantitativi, questo sì, e nel tempo abbiamo imparato a conoscere in maniera indiretta l'utenza delle nostre piattaforme. In buona parte si tratta di persone che comunque seguono l'informazione, l'attualità politica. In grandissima parte sono utenti giovani, comunque nella fascia entro i 45 anni. Ci sono molti addetti ai lavori e molti tecnici dell'attività parlamentare che utilizzano Open Parlamento, per addetti ai lavori intendo giornalisti, ricercatori, ma anche gente che fa il lavoro di lobbying, di relazioni istituzionali, perché chiaramente una piattaforma come la nostra semplifica di molto il loro lavoro nel seguire e monitorare l'attività parlamentare. Abbiamo visto, soprattutto negli ultimi anni, che investendo del lavoro sui social network, su Twitter in particolare, ma anche su Facebook, le informazioni che tiriamo fuori dopo in Parlamento vengono riutilizzate e rilanciate. Una cosa interessante che si sta verificando è che una buona parte di utenti hanno imparato ad utilizzare i dati di Open Parlamento, quelli che noi mostriamo, e su quelli loro stessi tirano fuori delle notizie, tirano fuori dei punti di vista ai quali noi non avevamo pensato, tirano fuori dei tweet o degli articoli, degli approfondimenti, elaborando i dati di Open Parlamento. E questa è una sicuramente delle finalità principali di Open Parlamento, che però si sono andate sviluppandosi e sono andate, la cui consapevolezza, insomma, è andata maturando sempre di più negli ultimi tempi, e quindi è diventata una piattaforma di servizio dove appunto i dati e le informazioni sono quelli che noi forniamo, ma quelle informazioni sono sostanzialmente una materia prima su cui poi gli utenti possono, no, ulteriormente lavorare, approfondire, tirare fuori appunto delle interpretazioni, delle visuali alle quali non avevamo pensato, e su quello costruire notizie, appunto, informazioni ulteriori, conoscenza ulteriore. In genere si tratta di una comunità, appunto, complessivamente intorno ai 25.000 utenti registrati tra Open Policy, tra Open Politici e Open Parlamento, purtroppo concentrata più nel centro e nel nord del paese,
Questo è un dato che viene fuori un po' da tutti i nostri progetti. La maggior parte degli utilizzatori delle nostre piattaforme sono concentrati al nord. C'è una buona percentuale anche al centro, e al sud è sicuramente una minoranza, purtroppo. Mentre invece c'è direi un equilibrio dei generi tra uomini e donne, non c'è una grandissima differenza. Però ecco, altri dati specifici non ne abbiamo, né di età, né di professione, né di altro tipo, se non informazioni del tutto indirette, insomma, per il fatto di alla fine conoscere e avere prossimità nel tempo con una parte di questa utenza, insomma, non dati statistici di dettaglio. Noi quanto altro tempo abbiamo? Un'altra mezz'oretta, ok. Prego, prego, vai. Domanda che ho è, conoscevo Open Parlamento, però non ero, mi ero mai addentrato in tutte le sue funzionalità. Da quello che ci hai detto, mi sembra quasi superficiale l'aggiunta di altri sistemi, cosiddetti sistemi operativi di cui si sta parlando ultimamente. Tu che ne pensi a riguardo? A quali ti riferisci? A uno che sta girando il nome. Cioè, quelli tipo di cui parla Grillo e Sì, quant'altro, sì, quelle sì. piattaforme di Sì. ma no, in parte sono differenti, direi, perché lì mi sembra si tratta di almeno nelle dichiarazioni di principio, poi ancora non mi sembra sia visibile nulla, no? Ancora tutto in Esatto. preparazione, tutto ancora indecifrabile. Tra le finalità espresse della piattaforma che vogliono utilizzare i 5 Stelle c'è sia l'utilizzo dei dati istituzionali come un Parlamento, però in buona parte si pensa ad un processo che consenta la partecipazione diretta degli iscritti alla piattaforma, degli iscritti, quindi non di qualunque cittadino, ma degli iscritti ai 5 Stelle, di poter appunto interloquire, influire, condizionare, partecipare all'attività dei rappresentanti. Credo che si tratti di questo. È in nuce quello che è presente in Open Parlamento. Ma Open Parlamento riguarda l'attività di tutti i parlamentari, e ad Open Parlamento possono essere iscritti tutti i cittadini, senza appunto qualificare la loro appartenenza politica ad una forza piuttosto che un'altra. E quindi in questo senso Open Parlamento è una piattaforma aperta, open senza distinzione, e non è partitica. Quindi questa è una distinzione fondamentale, una premessa fondamentale. Poi per entrare nel merito delle funzionalità e delle possibilità di quella piattaforma bisognerebbe vederla, però insomma come finalità mi sembra che sia, da quello che si dice, ristretta e orientata alla comunità degli utenti e gli iscritti ai 5 Stelle e ai loro rappresentanti. Non tutti i cittadini possono avere come dire, la stesso diritto di parola all'interno di una piattaforma di quel tipo, insomma. Però ecco, le premesse, alcune premesse sono senz'altro simili, tanto che insomma, molti dei parlamentari, molti degli utenti, molti degli iscritti ai 5 Stelle, insomma, chiaramente utilizzano Open Parlamento, apprezzano l'attività che svolgiamo. Quello che fa anche una differenza tra una piattaforma come Open Parlamento e quelle piattaforme che sinora sono state utilizzate dal Movimento 5 Stelle sta in quel senso che è qualificante. Open, una piattaforma che tratta di dati e di processi politici e democratici, per noi deve essere inevitabilmente una piattaforma aperta. È scritta con un codice open source, cosa che sinora non è stata dei codici utilizzati
dal Movimento 5 Stelle, non è aperto il blog, non sono aperti i sistemi, non sono noti i software con cui sono stati elaborati i dati delle parlamentari e quant'altro, e quindi noi crediamo che questo sia un requisito assolutamente distintivo di ogni software, di ogni strumento, di ogni piattaforma che appunto tratta di dati di istituzionali, politici e di processi democratici. Perché innanzitutto la garanzia che si deve offrire è come dire, far sapere a chiunque come quello strumento funziona e è utilizzato, e quindi poter verificare se i dati trattati e i risultati che vengono tirati fuori sono effettivamente veritieri o no. La verifica e la conoscibilità del funzionamento non può essere una scatola nera, c'è un input, c'è un output, e quello che succede in mezzo non è soltanto pochi o i proprietari possono sapere e conoscere, perché così non funzionerà la democrazia, non può funzionare un processo democratico e tantomeno un processo rappresentativo. Poi quello che sarà lo vedremo, per adesso okay, si tratta di annunci. Altra domanda, avete mai pensato o fatto un checking tra quelle che erano le promesse elettorali e quelli che sono stati poi i lavori, l'impegno sui lavori che è stato effettuato a livello di delibere, cose per argomenti tipo? Sì, sì, in parte, nel senso non abbiamo mai sviluppato un progetto ad hoc dedicato a questo, però. E qui volevo passare all'altro progetto, mi alzi la palla, che si chiama Voi siete qui, che in realtà è un progetto che qui possiamo vedere in parte, ma insomma se andate sul sito che si chiama voisietequi.it, è un sito dedicato alla informazione e dei programmi elettorali. Abbiamo visto con i politici una risposta alla domanda chi sono i rappresentanti, abbiamo visto con Open Parlamento, Open Municipio, processi che aiutano a rispondere alla domanda che cosa, quali attività e che cosa fanno i nostri rappresentanti nelle istituzioni. Con Voi siete qui, la cui prima edizione è del 2006, la risposta che si cercava è quella uno strumento che consentisse di sapere, di mettere a confronto in maniera, il più possibile avvalutativa, in maniera più possibile paritaria, i programmi e le intenzioni dei partiti quando si presentano al voto. Voi siete qui è semplicemente un test politico elettorale che seleziona 25 temi tra quelli più importanti della campagna elettorale e ne costruisce un test. Questo test viene sottoposto ai partiti. A ciascuno di questi si formulano le stesse 25 domande e gli si chiede di rispondere in maniera precisa, collocandosi in una posizione che va dal molto favorevole al molto contrario a ciascuno di questi temi. Le stesse domande vengono messe a disposizione dei cittadini, e quindi ciascun cittadino, in occasione della campagna elettorale del 2006, del 2008, ma anche quella ultima, può decidere, rispondendo a questo tema si può trovare collocato in mezzo a un grafico per capire in maniera abbastanza precisa, in base alle risposte. Grazie. Dove? Cioè, se dice lui dove devi votare, no? Sì, ti dice qual è il partito al quale tu risulti più vicino in base al tuo posizionamento. Chiaramente anche questa è una semplificazione. Perché insomma, tutto,
quei 25 temi sono già una, come dire, una scelta redazionale, quindi soggettiva. Quello che c'è di oggettivo è il posizionamento dei partiti e il posizionamento del singolo elettore. Qua possiamo vedere i temi, i 25 temi dell'ultima campagna elettorale del 2013. Rispondo in maniera casuale, questo è un tema sul consumo di territorio, l'altro è sul conflitto di interesse, sull'IMU e quant'altro. Ogni domanda poi ha un suo approfondimento, in maniera tale che chi non conosce la materia può approfondirla, quindi c'è anche un'evidente finalità informativa rivolta appunto ai cittadini che normalmente non leggono i quotidiani ogni giorno, e come risultato del test si ha un grafico, questo che vedete, io sono qui e in base alle risposte che ho dato vedo chi è più vicino e chi è più lontano, ok? In questo caso mi sembra sia questo qui il fare, che è più vicino. Poi ho il dettaglio delle risposte e del posizionamento di tutti i partiti, cioè rispetto a ciascuna dei temi che io sui quali mi sono posizionato, ho le posizioni che qui purtroppo non riusciamo a vedere, ma ho il posizionamento di ciascun partito, in maniera tale da poter andare poi a verificare come effettivamente su ciascuno di quei temi ogni sigla, ogni lista che si presenta al voto come la pensa. Qui avete questa tabella in cui sono raccolti da molto favorevole e molto contrario tutte le sigle su ciascuno dei 25 temi. Questo ha dato la possibilità di appunto non soltanto fare un'informazione sui programmi elettorali, ma anche di dibattere ai cittadini su ciascuno di questi temi, perché si ha il posizionamento dei cittadini, si ha anche, quest'anno avevamo come novità quella di fornire le statistiche su ciascuno dei temi, quindi sapere per esempio sull'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti quali erano le percentuali di quelle che sono stati circa quasi un milione di test effettuati in 10 giorni, quindi sono stati centinaia e centinaia di migliaia di cittadini che hanno utilizzato questa piattaforma. Ecco, avere man mano che i test venivano compilati la distribuzione dei favorevoli, dei molti favorevoli, dei contrari su ciascun tema e la possibilità di una discussione che si è sviluppata su ciascuno di questi. Questa è un'idea di come si possono utilizzare dei dati, anche qui, che non si tratta, in questo caso non si tratta di dati amministrativi né di altra natura, ma dei dati raccolti direttamente attraverso un questionario per renderli significativi, per creare informazione, per creare partecipazione e dibattito. Una modalità di riutilizzo di questi dati è quello che poi è quello che rende i dati davvero interessanti, la possibilità di connettere dati con dati. Un dato di questo tipo, come quello del posizionamento di ciascuna delle liste che si sono presentate al voto su un tema come quello del finanziamento pubblico dei partiti, può essere messo in relazione con altri dati, quelli di Open Parlamento, dell'attività parlamentare, quindi nel corso della legislatura andare a verificare quali erano le posizioni del Partito Democratico, del PDL, di Scelta Civica e degli altri partiti sul tema finanziamento pubblico ai partiti, chi era favorevole, molto contrario, e vedere se poi effettivamente l'attività svolta in Parlamento dagli eletti in quelle liste è nella direzione degli impegni dei programmi elettorali o in direzione differente o contraria, come a volte avviene. Non soltanto gli atti presentati, ma anche i voti espressi, se sono effettivamente in linea o meno con quelli che erano i programmi elettorali. E questa è un'attività che noi abbiamo svolto nel corso della passata legislatura rispetto alle politiche precedenti.
Ed è in qualche maniera un'attività che va nel senso che dicevi tu, cioè di verifica, di controllo, di checking dell'attività, degli impegni programmatici dei partiti, verificati attraverso, come dire, i dati effettivamente, il riscontro effettivo che si può avere attraverso l'attività parlamentare. Sarebbe bello, e questo è uno dei nostri progetti, rendere strutturale questa attività, quindi connettere e selezionare una serie di temi come quelli di cui siete qui presenti nei programmi elettorali e man mano monitorarne l'attuazione attraverso l'attività istituzionale in Parlamento oppure farlo a livello regionale, a livello comunale e quant'altro, e quindi fornire un riscontro costante, continuo e una verifica degli impegni presi. In qualche maniera, come dire, tutti i dati sono disponibili, si tratterebbe poi semplicemente, ma poi tanto semplice non è perché occorrono risorse, creare come dire, un'applicazione che mette in relazione alcuni dati con altri. Un altro esempio di progetto al cui. Prego. Io ho una domanda che però non so se tecnicamente riuscirò a esporre nei termini giusti. Ieri abbiamo parlato, no, sabato abbiamo parlato con Michele Barbera di Linked Open Data e volevo sapere in che, cioè, come si inserisce tutte le come si inseriscono tutte le attività di Open Policy rispetto a quel tema. Cioè, nel senso, i dati che voi raccogliete sono fatti in modo che possano essere linked open data. No, ancora no. Non, utilizziamo in parte dei dataset che sono dati aperti, ma in gran parte i dati che abbiamo visto, e questo voleva essere un po', come dire, una considerazione che potevamo svolgere a conclusione, ma la possiamo anticipare, tutti i dati che abbiamo visto sono dati. Quelli di Open Politici sono dati aperti, ma non sono dati, non sono linked open data, non lo sono. Quelli di Camera e di Senato in parte sono dati linked, ma i dati che vengono esposti in quel formato dal sito della Camera e del Senato non sono attualmente utilizzabili da Open Parlamento. Vi dico perché. Perché quei dati che utilizzano questi formati arricchiti, i dati linked, riguardano fondamentalmente i dati di documentazione dell'attività passata. Dati storici o dati anche dell'ultima legislatura, ma non quelli attuali. Open Parlamento invece, il presupposto di Open Parlamento è quello che si diceva prima, il tempo reale, cioè il monitoraggio, il fornire dei dati che sono aggiornati istantaneamente, appena il dato è disponibile. E i siti di Camera e Senato, anche la parte open data di siti di Camera e del Senato, attualmente ancora non forniscono questi dati in maniera aggiornata. Quindi saremmo molto felici di poterli utilizzare, ma al momento non esistono né i dati di Open Politici, cioè sull'anagrafe degli eletti, né quelli dell'attività parlamentare che sono in grado di fornire dati aggiornati, dati in tempo reale in quei formati. Però sicuramente se in futuro, come spero, saranno disponibili, potremmo fare di certo un uso. La considerazione è che se questi dati fossero disponibili in formato aperto e in formato anche linked, tutta l'attività che noi svolgiamo sarebbe enormemente facilitata. Perché la premessa di tutto questo ragionamento è che gli strumenti che abbiamo visto, Open Politici,
Open Parlamento, Open Municipio sono costate investimenti che renderebbero antieconomico, di crisi economica questa attività se non motivata e basata su una spinta di natura civica e di natura, come dire, volontaria, che è la base di queste iniziative. Per avere un'applicazione che monitora e informa in maniera tempestiva sull'attività del Parlamento sono stati necessari anni uomo di investimenti, e attualmente, al di là di questo, costano una enorme fatica di controllo, di manutenzione di queste applicazioni, perché sostanzialmente parliamo di una quantità enorme di dati che mutano quotidianamente e che noi ricaviamo appunto da questa specie di attività di estrazione di migliaia, centinaia di pagine dei siti di Camera e di Senato. Quindi questa attività è enormemente onerosa, anche perché le quantità di dati sono importanti, perché ci sono dei cambiamenti e perché evidentemente tutte le informazioni, perché siano semplici e semplicemente accessibili ai cittadini, devono essere basate su su dei calcoli che mettono insieme dati di diversa natura. Basta che uno di questi dati non sia aggiornati, che ecco il risultato finale anche di una classifica delle presenze e delle assenze, una classifica di produttività, risulta sballata. Quando l'informazione è particolarmente sensibile, come quella di una presenza o assenza alle votazioni, su cui c'è una grandissima attenzione da parte dei diretti interessati, ecco che assicurare la manutenzione e il controllo del dato è un'attività impegnativa. Se questa attività fosse automatica, evidentemente il nostro lavoro sarebbe molto più semplice. Prego. Io sono arrivato un po' tardi, prego, prego. Non mi sono trovato all'inizio. Avete usate anche i dati che vi mettono che vengono messi a disposizione dal Parlamento, ma siccome sono, quindi, se ho capito bene, in forma estremamente grezza, voi sostanzialmente fate anche un'opera di refining, nonché di classificazione del dato, che altrimenti rimarrebbe in un foglio di testo. La mia domanda è: questi adesso sono sostanzialmente dei linked data, perché diciamo fra loro mettono in correlazione delle entità che fino al minuto prima che voi le aveste processate erano da considerarsi separate, sì, da un punto di vista tecnico, sebbene non da un punto di vista semantico, perché se il relatore di una legge è relatore di una legge, perché noi sappiamo che il signor Tal d'Italia ha fatto la legge 41. La legge 41 sta nel file delle leggi, per parlare semplice, e il signor Tal d'Italia sta nel file dei parlamentari. Voi avete aggregato il dato, sostanzialmente si può parlare di un livello neanche tanto base di linked data. Questi dati sono poi rimessi a disposizione del pubblico attraverso API, sono rimessi a disposizione della comunità in una qualsiasi forma, attraverso un accesso a on demand, nel senso salve Open Police, può darmi dati per favore, perché devo fare, io sono l'Istat, oppure io sono un SGP, un sondaggista privato, oppure sono un cittadino che vuole, oppure siamo noi che vogliamo fare un'applicazione, noi che ci occupiamo di, appunto, di sviluppo della conoscenza sul dato aperto, di diffusione della conoscenza sul dato aperto. Noi diciamo grazie Open Police per aver fatto questo lavoro, possiamo contribuire noi prendendolo, raffinandolo, potenziandolo e rimettendolo a nostra volta a disposizione della comunità. Questa cosa è prevista attraverso, tecnicamente o no, attraverso una qualche forma? Ok, sì, nel senso che noi non rilasciamo i dati delle nostre piattaforme
in formato RDF e in altri formati linked, ma li rilasciamo attraverso, su richiesta, attraverso delle interfacce di programmazione, attraverso delle API, delle API. E, sostanzialmente rilasciamo questi dati in maniera del tutto gratuita per finalità di ricerca, di studio di ricerca, tendenzialmente per finalità non commerciali. Se si tratta di finalità commerciali ne discutiamo, perché chiaramente l'attività di elaborazione, di gestione, di sviluppo di queste applicazioni ha dei costi e dobbiamo puntare a rientrare di questi, però evidentemente nella filosofia di questi progetti sono progetti open a monte, ma sono anche a valle, cioè puntiamo a entrare a innescare dei processi dentro i quali più sono i soggetti partecipanti e meglio è per tutti, per cui chiunque altro avesse idee e intenzioni di sviluppare su questi dati che noi elaboriamo dei progetti, come dire, siamo disponibili a discuterne. Abbiamo a disposizione sì, interfacce e funzionalità non infinite, ci stiamo lavorando per arricchire la messa a disposizione di questi dati, ma ce ne sono e comunque diciamo nella nostra filosofia è quella di entrare in relazione con altri soggetti e sicuramente abbreviare il percorso e la fatica e lo sforzo che noi abbiamo fatto per elaborare e gestire questi dati, insomma, e facilitare la vita a altri che volessero sviluppare progetti simili, senz'altro. Quindi chiaramente uno degli obiettivi è favorire sia progetti di natura e di interesse non commerciale, di interesse o istituzionale o di ricerca, ma anche eventualmente dei progetti commerciali. Noi a nostra volta finanziamo la nostra attività anche rivendendo dati, rivendendo servizi e applicazioni anche a fini commerciali, a organi di informazione, a istituti anche privati, a chi fa attività di lobbying e quant'altro. Insomma, chiunque volesse utilizzare in maniera massiva o per alcune sezioni, punti di vista su questi dati può richiederli. Non li mettiamo a disposizione come fossimo un'istituzione, per il semplice fatto che un'istituzione non siamo, e quindi le altre informazioni, quelle accessibili via attraverso le nostre piattaforme, quindi attraverso il sito, sono evidentemente dati, informazioni totalmente gratuite e non richiedono registrazione. La registrazione è soltanto per i servizi aggiunti, quindi sia per avviare dei monitoraggi, sia per lasciare dei commenti, delle votazioni all'interno delle nostre piattaforme, ma l'accesso e la navigazione, la lettura dei dati e la consultazione è assolutamente gratuita, sì. Ok, una domanda che potrebbe essere la regina di tutte le domande di questa discussione: come è cambiato l'approccio dei politici dall'avvento di Open Parlamento? Se è cambiato? Sì, io ritengo che sia cambiato, nel senso che se pensiamo a quando noi siamo usciti nel 2009, esisteva soltanto, appunto, esistevano i siti di Camera e di Senato, quindi l'informazione, i dati sull'attività parlamentare erano quella era la massima pubblicità. E quando appunto siamo usciti nel 2009, banalmente rendendo pubblica l'informazione sulla presenza e assenza dei parlamentari, è stato un piccolo spartiacque, una piccola rivoluzione. All'inizio la reazione non è stata positiva, né da parte dell'istituzione né da parte dei singoli parlamentari, non la maggior parte, ma insomma la parte consistente ha minacciato querele, ha pubblicato articoli dicendo che le nostre informazioni erano false e tendenziose. Poi pian piano abbiamo avuto modo di dimostrare che quelle informazioni erano elaborazioni di dati forniti da loro stessi, cioè dai siti di Camera e Senato, e quindi l'atteggiamento ha cominciato a cambiare.
L'atteggiamento inizialmente era appunto un atteggiamento ostile, difensivo, poi pian piano però è mutato questo atteggiamento per esempio rispetto all'indice di attività parlamentare, che poi abbiamo chiamato di produttività perché è stato modificato nel tempo, anche lì c'era un atteggiamento che era di sufficienza, come dire, figurati che adesso si può, qualcuno può pensare di poter valutare l'attività parlamentare, l'attività politica è troppo complicata, è troppo ricca per poter essere ridotta alla freddezza delle statistiche, dei numeri e bla 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 bla. Però poi alla fine quel meccanismo ha cominciato a funzionare dal punto di vista della comunicazione, quelle classifiche, quei dati sull'attività del parlamentare, sulle sue presenze, sugli atti, sui voti, hanno cominciato a circolare negli organi di informazione nazionali, in quelli locali, gli elettori, i lettori dei giornali, i lettori dei siti web, i blogger, i vari social network hanno cominciato a utilizzare sempre di più questi dati, e gli stessi rappresentanti, gli stessi parlamentari hanno dovuto, come dire, farci i conti con questa cosa, perché chiaramente la semplificazione di un indice, di una classifica, è irresistibile dal punto di vista della comunicazione. Consapevoli noi del fatto che si tratti di una semplificazione, però in questo caso la semplificazione si basa su un'elaborazione e su algoritmi che abbiamo messo a punto nel tempo, chiedendo agli stessi parlamentari di aiutarci a definire la metodologia. Una metodologia e criteri che sono aperti e tutti esclusivamente basati su dati ufficiali. Quindi questa credibilità dell'approccio ha consentito alla semplificazione, che rimane una semplificazione di un indice, di una classifica, di avere delle basi abbastanza solide o comunque discutibili, verificabili da chiunque. E questa è stata la forza di questo strumento, il fatto che si basasse su dati che sono ufficiali, e questo ha consentito di conquistare credibilità presso gli organi di informazione, presso la cittadinanza, una credibilità che dipesa anche dal fatto che Open Policy è un'associazione e un ente apartitico, e quindi di conquistare anche una relazione in qualche maniera di fiducia e di credibilità con gli stessi parlamentari, che appunto all'inizio erano alzavano facevano spallucce, poi sono diventati dei specie di tossicodipendenti dall'indice di produttività, nel senso che spesso capita che il parlamentare va lì a presentare l'atto e verificare se è salito dello 0,1% rispetto a altri parlamentari, perché poi si è innescato un meccanismo di gara e di competizione tra parlamentari stessi, che non era la finalità di Open Parlamento né dell'indice di produttività, però insomma è un effetto collaterale di questo tipo, che la dice anche lunga su come stiamo messi come qualità della nostra classe dirigente e politica. Però ecco, è anche una piccola storia che aiuta a capire come anche un'iniziativa realmente dal basso, realmente senza risorse se non quella del tempo libero dedicato da un piccolo gruppo di persone, può anche innescare dei processi di cambiamento della comunicazione e anche della relazione della relazione politica. Questo poi purtroppo non ha cambiato, come dire, né la qualità della selezione della classe parlamentare, né fondamentalmente la parte più importante della comunicazione politica, che continua a svolgersi nella maniera tradizionale attraverso gli organi, i mass media, e non ha aiutato a selezionare una classe di parlamentari in base al merito, perché purtroppo soltanto una minima parte dei parlamentari che erano ai vertici della classifica della produttività sono stati poi riconfermati, anzi si è verificato forse un
un processo contrario. I più attivi non, quasi mai sono stati confermati, il che è invece, come dire, conferma un meccanismo che tutti conosciamo, quello di una selezione basata su altri criteri che non l'indipendenza e l'autorevolezza e la produttività e la meritocrazia dei parlamentari, ma quello favorito da una legge elettorale che consente a chi ha potere di nominare in base a criteri che sostanzialmente sono quelli di fedeltà ai poteri e ai meccanismi interni dei partiti. Però ecco, come dire, è una vicenda che in qualche maniera dimostra anche il potere di iniziative, di applicazioni che si basano su dati pubblici, in uno scenario che da quando abbiamo cominciato a lavorare noi, che era appunto ai tempi in cui non esistevano neanche tutto il movimento dell'open data, esisteva semplicemente la pulsione alla trasparenza e all'accesso ai dati pubblici. Allora eravamo in una situazione di clandestinità e di illegalità nello svolgere le nostre attività. Ad oggi, passati quasi 10 anni, almeno da questo punto di vista lo scenario è mutato. Prima si citava il decreto trasparenza, che impone la pubblicità di tutta una serie di dati, anche in formati aperti. La trasparenza è diventata una parola d'ordine alla moda, troppo alla moda, abusata, perché come spesso avviene quando tutti ne parlano, poi molto, molto poco si fa e molto pochi e troppo pochi la attuano. Però ecco, c'è sicuramente un'attenzione maggiore anche da parte dei politici stessi, dei parlamentari stessi, alla visibilità dei dati oggettivi, dei dati ufficiali circa la loro attività, quello che fanno, quello che non fanno. Si sente che c'è una sensibilità maggiore da questo punto di vista. Chiaro, siamo all'inizio di un processo, di una storia appunto secolare o decennale, se vogliamo limitarci a quella nostra Repubblica, in cui non c'è una cultura della trasparenza, non c'è una cultura dell'apertura, non c'è una cultura sia della condivisione, ma anche proprio della rendicontazione dell'attività pubblica rispetto ai cittadini. Però insomma, sia il progetto Voi Siete Qui, sia Open Parlamento, sia Open Municipio, sia insomma gli altri progetti su cui lavoriamo, in qualche maniera sono, credo, delle storie, sono un inizio, ma sono delle storie che danno fiducia nella possibilità di andare avanti, anche e soprattutto per l'attenzione che hanno ricevuto, che ricevono da parte dei cittadini, degli utilizzatori effettivi, degli organi di informazione. Per cui insomma l'invito è ad altri di inventare degli altri progetti, di lavorare sempre di più sui dati pubblici, metterli in relazione e tirare fuori ulteriore conoscenza, ulteriori occasioni di partecipazione e di trasformazione democratica. L'ultimo accenno che volevo fare è uno di questi progetti in lavorazione, che riguarda i dati dei bilanci dei comuni. Si chiama Open Bilanci, è un progetto che è stato finanziato dalla Regione Lazio con il bando Open Data, e che vedrà la luce i primi mesi del prossimo anno. Sostanzialmente il progetto vuole mettere in trasparenza e rendere effettivamente accessibili i dati dei bilanci di tutti i comuni italiani. Sapete che oltre all'attività politico-istituzionale dei comuni, un'altra attività e informazioni e dati che sono molto poco accessibili sono quelli dei bilanci dei comuni, non tanto perché siano inaccessibili di per sé, quanto perché sono di difficile interpretazione, di difficile lettura, evidentemente. Con Open Bilanci vogliamo ridurre il più possibile la difficoltà proprio di interpretazione, di lettura, di accessibilità di questi dati da parte dei cittadini, e soprattutto mettendo a confronto dati di bilancio di comuni e di città differenti.
una singola posta di bilancio, come può essere la spesa per il personale o per gli asili nido del comune di Bari, che sia di 100 milioni o di 10 milioni, non dice molto. Se la mettiamo a confronto con quanto ha speso lo stesso comune l'anno precedente o nel corso degli 10 anni precedenti, comincia a raccontare qualcosa di in più. Se lo mettiamo a confronto con altre città simili, della stessa tipologia, della stessa dimensione, racconta ancora di più. Se lo mettiamo a confronto con altri dati, che sono quelli del reddito pro capite, che sono quelli dei dati demografici, dei dati sociali, dei dati economici delle città, raccontano ancora di più, per dire appunto l'importanza della connessione dei dati. E tutti questi dati, queste informazioni messe insieme, disponibili sulla stessa piattaforma, possono aiutare, cominciare a aiutare appunto a raccontare le scelte e le politiche di bilancio fatte dalle varie amministrazioni e ai cittadini. Questi dati verranno messi in relazione con i dati dei responsabili politici delle decisioni di bilancio, con i sindaci che hanno gestito le politiche di bilancio nel tempo, con gli amministratori, gli assessori, in maniera tale da poter, come dire, mettere a confronto l'andamento di una curva del debito del comune con chi in quegli anni, in quell'anno specifico, ha avuto la responsabilità politica della gestione del comune stesso. E quindi di nuovo fornire degli strumenti di lettura, di interpretazione ai cittadini per valutare e chiedere conto ai responsabili politici della loro amministrazione. Cominciamo dai comuni, ma gli strumenti poi di visualizzazione, di rappresentazione possono essere applicati successivamente anche alle regioni, tendenzialmente anche altre amministrazioni, quando sarà realizzata anche l'armonizzazione dei bilanci di tutte le amministrazioni, ecco là, le possibilità aumenteranno. Insomma, adesso partiamo dai comuni e proviamo su questo a costruire un processo che anche qui è di divulgazione del dato, avendo presente come utente principale appunto i cittadini, e quindi dare la possibilità ai cittadini stessi di cercare di appunto leggere, dare la possibilità di leggere il bilancio e di farsi delle domande e fare delle domande anche ai rappresentanti delle istituzioni. Grazie. Il nostro tempo, ci tenevo a dirti che adesso ci collegheremo con. Grazie innanzitutto. Grazie a voi. Adesso inizieremo un collegamento con Flavia Marzano, che è docente di tecnologia per l'innovazione nella D'accordo. PA, che ha espresso insomma, il desiderio di salutarti. Quindi, se puoi rimanere insomma, con noi ancora Ah, 10 minuti, sì. lo facciamo in diretta. Ok. La stiamo chiamando su Hangout perché ci sta seguendo in streaming. Poi, dico un attimo una riflessione che facevo mentre parlavi prima, che rispetto alla rendicontazione delle pubbliche amministrazioni a noi, insomma, in qualche modo mi viene da riflettere, soprattutto quando poi io stessa sono impegnata a fare delle rendicontazioni di a volte progetti che sono difficilissime e impegnative anche nello svolgimento del progetto, quindi è un paragone molto molto efficace, secondo me, in questo senso. Ci siamo. Ci siamo. Flavia, ci senti? Eccoci, benvenuta e grazie per. Sì, noi ti sentiamo. Ti sentiamo? Tu ci senti? Pronto? Ci senti? Ah, come non mi vedete? Come mai? Prova a attivare la
l'ultima? Allora dobbiamo riprovare. Aspetta. Vabbè, questa è la mia. Diventa un problema perché attiva la tua. Questa è la mia. Non ti vedo ancora. Vabbè, intanto che tu traffichi, volevo salutare Vittorio, gli hai detto, vedi che l'ho sentito. Ciao Flavia. L'ultima ora e mezza e poi ci rivedremo a Roma con calma, poi così lo lasciamo andare in pace. Intanto vediamo se riusciamo ad aggiustare problemi tecnici. Mi senti Flavia? Ciao Vittorio, buongiorno. Ciao. Come va? Non ti vediamo ma ti senti. Che stress ragazzi, ci siamo? Sì, ma non ti vediamo. Come non mi vedete? Ah, ora sì. Fantastico, ci siamo. No, ma come? Mi hai chiamato 4 volte, tu c'hai almeno 4 ingatti aperti, guarda. Uno solo. Ok, va bene, allora forse c'è il ritorno in cuffia dalla... Sì, ora disattivo il microfono. Allora bisogna che io chiuda lo streaming perché sennò veramente c'è un ritorno mostruoso. Ok? Io ci sono. Anche noi. Perfetto, benissimo. Vediamo se per sbaglio Slideshare è svegliata e ha deciso di scaricare le mie slide, se no eventualmente facciamo come ipotizzavamo prima. Vediamo un attimo soltanto. Tanto saluto tutti voi. E saluto niente. Missing parameter, that's great. Ok? Niente. Prendiamo le slide come le avevamo preparate. È meglio quindi se le faccio andare avanti io, giusto? Sì. Ce la faremo, Forse. Bisogna prima che le apra, che il computer non faccia i capricci.
tolgo il video e condivido il monitor. Forse. Voi continuate a sentirmi, giusto? Sì. Ecco, casomai sì, è crashato Adobe, fantastico, bene. Con le soddisfazioni della vita. L'avevo messo su Adobe perché fosse più probabilmente usabile, ma ci siamo qua. Dicevo, tanto brevemente, non so se i presenti sanno chi sono, prima tanto che carico le slide, magari letto con le slide, col video, così mi vedo in faccia per quel che vale. E posso dire brevissimamente chi sono. Ecco, nel frattempo le slide sono arrivate, posso condividere lo schermo. Sono, vabbè, Flavia Marzano, questo ve l'hanno detto, sono laureata in informatica qualche secolo fa, e ormai sì, un po' troppi, ma va bene lo stesso, e faccio consulente alla pubblica amministrazione da un po' più di 20 anni e insegno proprio tecnologie per la pubblica amministrazione alla Sapienza Asce Comunicazione. Io ogni tanto sento qualche click strano, voi mi vedete adesso? Sì. Voi vedete sia me che le slide, solo le slide? Solo le slide. Va bene lo stesso, ok. Vado avanti allora, questo è quanto. L'ordine del giorno era questo, il modello Open Government, per cercare di capire cosa sta succedendo in questo paese, non solo della verità. Voi sono un po' di giorni che vedete informazioni relative alla Open Data in particolare, ai Open Data, e questo invece è, se vogliamo, un sovrainsieme della tematica. Siamo partiti un po' di tempo fa con l'e-government, cioè il governo elettronico, quello che viene definito governo elettronico, con un primissimo action plan già molti anni fa, era il 2000 quando la Commissione europea ha lanciato i primi strali in cui chiedeva alle aziende di aiuto, perché sono ridotto di voce doppio. Chiara, dovresti alzare il tuo audio. Esatto. Il microfono. No, c'è ancora. Ok, ora non è il video, è l'audio che va a cancellare il microfono. È il tuo che è rimasto aperto. Ok, grazie mille. Rassegni quando ti serve comunicare con me. Ok, grazie mille. Quindi sono i government, il government con la Commissione europea che ha spinto fortemente verso tutti i paesi europei perché adottassero alcuni criteri. È stato proprio i primi in luce a parlare di questo tipo di intervento che oggi discuteremo. Come vedete il collaboration, i democracy community e tutto ciò che ci aveva in qualche modo là in davanti, quindi elettronici qualcosa, avete sicuramente sentito parlare di participation, avete sentito parlare di inclusion, tutto ciò che era all'inizio solo tecnologie. E devo dire, solo tecnologie, ma tutto sommato con una grande visione, almeno per quanto mi riguarda, questa è la mia opinione, nel 2000, quando il governo con Bassanini, di cui vedete la foto, ha fatto il suo primo piano di governance, primo e ai noi ultimo, nel senso che successivamente sono state fatte un po' di chiacchiere, ma pochissimo, nessuna pianificazione, tanti interventi anche economici, anche di, come posso dire, di bandi, di finanziamenti, di soluzioni di democrazia, di governance, eccetera, ma nessuna pianificazione della parola. Questo è stato il primo, ancora nel 2000, soprattutto aveva questa frase che vi ho messo in premessa del documento, cioè tali esempi possono essere di essere isolatamente, ma devono
per un insieme coerente e organico di iniziative che riguardano infrastrutture, servizio, erogazione, contenuti per gestire il cambiamento. Quindi l'idea era già molto chiara allora e non si poteva andare avanti a mappe di leopardo, ma l'obiettivo doveva essere lavorare per in squadra, in maniera coerente e organica. Sempre nel piano di government di allora si parlava di azioni di informatizzazione diverse, ripeto, immaginatevi da 13 anni fa, quindi stiamo parlando di disinformatizzazione e non ancora di visione più complessiva, perché l'idea era, va bene, abbiamo le tecnologie, proviamo a migliorare l'efficienza operativa interna, proviamo a migliorare tutto quello che sono le azioni dirette, i servizi ai cittadini, alle imprese e poi consentire l'accesso telematico degli utilizzatori finali ai servizi delle pubbliche amministrazioni e alle sue informazioni. Se vogliamo, in questo pezzettino, in questa frase, c'era già in luce qualche cosa che ci lanciava l'idea di fare, di avere informazioni che venissero condivise. Primi passi. Questa è un'altra grossissima visione, secondo me, che ci è stata offerta nel 2000 dal piano di government, una cosa che purtroppo è ancora solo una visione, devo dire, perché si dice il cittadino potrà ottenere ogni servizio pubblico di cui ha titolo, rivolgendosi a una qualsiasi amministrazione di consorzio stabilizzata al servizio, indipendentemente da vincoli di competenza territoriale di residenza. Significa che se io oggi fossi a Bari, o non importa dove in Italia, potrei andare in un qualunque ufficio pubblico, un'amministrazione di front office, quindi un'amministrazione, un palazzo che abbia le bandiere fuori praticamente, a chiedere un estratto di data di nascita, un certificato di nascita, una qualunque attività amministrativa, che me la dovrebbero poter dare perché è indipendente dalla competenza del territorio o della residenza. Le tecnologie ci sono tutte, come potete immaginare, vuol dire internet esiste, ovviamente in un qualche database del comune di Pisa dove richiedo ci sono le informazioni che sto chiedendo, sono a Bari c'è un computer, internet, datemele queste informazioni. In realtà è purtroppo, ripeto, rimasta solo una visione, non tanto dal punto di vista tecnologico perché le tecnologie non la prenderebbero questa attività, è soltanto ancora dal punto di vista dell'interazione e dell'interoperabilità tra amministrazioni. Le tappe del government italiano, quindi dicevo, 2000 con il piano di Lisbona e che poi il ministro Stanca ha cominciato ad attuare, c'è un errore, qui non è Stanca ma è Bassanini, la prima delle due fasi, delle tre fasi, la seconda invece nel 2003 è Stanca e nel 2012 con il ministro Brunetta. Nel 2005, immagino che qualcuno vi abbia parlato, se comunque ve lo accenno brevemente io, è stato fatto il codice dell'amministrazione digitale, una sorta di, se vogliamo, di testo unico, non è corretto chiamarlo così, ma insomma un testo che raggruppa nel suo documento, nel suo svolgersi, moltissimi interventi sull'amministrazione digitale. E i primissimi, già nel 2005, c'erano anche sui formati di dati aperti. Allora si parlava di questo, non ancora di open data, ma già in luce nel 2005 avevamo inserito alcune clausole che permettevano di aprire questa porta verso i dati aperti. C'è stata quindi poi un'evoluzione in qualche modo. Che cos'è questa evoluzione? Eravamo abituati a un'interfaccia, diciamo, di quella che ci veniva offerta dall'amministrazione. Nel frattempo, quindi quella che viene chiamata in qualche modo amministrazione digitale. Quindi io attraverso il web interagisco, mi scarico il documento per modulo per iscrivere il mio figlio a scuola o quant'altro. L'open government invece comincia ad aprire nuove visioni, le vedremo più di dettaglio successivamente, in particolare l'accesso aperto all'informazione, l'interazione, questa è la cosa più importante, tra cittadini e amministrazioni, quello che immagino sappiate, ecco, io
Se ci sono domande, vi prego, interrompetemi e magari riaccendi il microfono. Se ho una domanda, volentieri vado avanti. Domande o su cose che non ho detto chiare o anche su cose che non condividete, volentieri possiamo interagire. Seppur da lontano ci proviamo. Quindi, il web 2.0, quello che bene o male siamo ormai, per fortuna, abituati a utilizzare, la partecipazione nei vari social network, ma anche quello che mi diceva Vittorio prima quando parlava di tutti questi dati che loro hanno fornito sulla loro piattaforma, per polito, per parlamento, voi siete qui, eccetera. Sono strumenti, sono informazioni, sono dati che ci permettono come cittadini di poter interagire con molta più forza con la nostra amministrazione, con molta più consapevolezza perché abbiamo i dati a disposizione. Ci sono i wiki, che immagino sappiate cosa sono strumenti online, piattaforme collaborative, se vogliamo, però l'esempio più ovvio, che più conosciuto è Wikipedia, questo strumento in cui chiunque non soltanto può trovare informazione, ma la può correggere, emendare, aggiungere voci e quant'altro. C'è quello che viene definito crowdsourcing, ovvero la fornitura di informazioni, l'insorgere di informazioni e dati e servizi da parte del crowd, da parte delle persone, che sono la stessa cosa del progetto del wiki, appunto, no? E di fatto Wikipedia è una sorta di crowdsourcing, chiunque voglia aggiunge la propria competenza a questo database, e contenuti generati dall'utenza. Contenuti generati dall'utenza perché gli utenti quotidianamente, chiunque di voi sia su Facebook, su Twitter o su qualunque altro social network, sicuramente genera contenuti. Che gli piaccia o meno, quando pubblica una foto è un contenuto generato. È un contenuto peraltro di cui poi magari se non abbiamo settato nel modo corretto i parametri di Facebook può fare ciò che crede, ma sicuramente quando pubblichiamo qualcosa sul nostro blog, sul nostro sito o quant'altro, cominciamo a condividere e a generare contenuti. Quindi c'è questa evoluzione nel passaggio dalla parte più elettronica, quindi l'informatizzazione, le technicalities, tutti gli strumenti tecnologici che ci sono, finché erano sicuramente utili a gestire i processi e ad amministrare, verso invece una partecipazione più attiva verso l'open, non più soltanto elettronico ma aperto, con l'impatto nei confronti delle persone, con attività di interazione più profonda da parte delle pubbliche amministrazioni. E questa è una tabella di confronto. Tra l'altro Chiara mi dice che può scrivermi le domande in chat, sicuramente sì, qualcuno di voi ha domande, al limite le potete fare direttamente in sala, tanto io in questo momento non vi sento perché sono sospeso l'audio, le potete scrivere e io vi rispondo volentieri appena magari mi fermo un attimo e rispondo anche alle domande o comunque alla vostra interazione. Dicevo, questa tabella riassume di fatto le differenze tra il vecchio, passatemi la parola, e-government e l'open government. Quindi prima si parlava di controllo top-down, se vogliamo, adesso è un'emersione dell'informazione dei dati. Prima si parlava di pianificazione ex-ante, veniva definita, pianificata, eccetera, adesso bisogna più facilmente, più velocemente interagire e quindi in maniera un po' più flessibile. Come forse avete sentito dire parlando di Smart City di recente, perché ormai di Smart City si parla, le Smart City prevedono anche una fortissima interazione con i concetti di Open Government che vedremo. C'è il discorso della flessibilità che mi fa venire in mente il termine che viene usato proprio legato alle Smart City, che è il concetto di resilienza. La resilienza è nata nel mondo della meccanica, comunque dell'hardware. Un binario è resiliente se riesce ad allargarsi quando c'è calore e a tornare di nuovo più stretto quando si raffredda, quando c'è meno sole. Resilienza significa di fatto la capacità di adattarsi al cambiamento, e questo viene chiesto non soltanto al cittadino ovviamente, ma anche all'amministrazione, perché se viene richiesto un feedback da parte dei cittadini c'è necessità non più di pianificazione punto, ma di flessibilità e adozione di nuovi progetti.
progetti a lungo termine, maggiori di un anno, adesso sono progetti invece più probabilmente inferiori a un anno. Elevati investimenti che adesso invece non sono più richiesti, prima si parlava di tutta l'infrastruttura, adesso sono alcune piccole cose, addirittura un'app, avete visto le soluzioni che vi diceva Vittorio prima, alcune cose sono implementabili con una piccola app che gira sul vostro smartphone e sicuramente costano meno di 100.000 euro. Prima era centrato sulla tecnologia, quindi l'electronic government che diceva, adesso è centrato sulle esigenze. Prima era in outsourcing, adesso è più facile che ci sia un riuso dell'in-house. I risultati prima c'erano sicuramente, ma non erano assolutamente trasparenti, non solo ora sono trasparenti, ma c'è la possibilità anche di un confronto con il pubblico. Prima si parlava di quello che è government to people, quindi dal governo, dall'amministrazione verso le persone, adesso c'è sia il people to people, quindi persone verso persone, che people verso to government, quindi persone verso il governo elettronico. Difficoltà che venivano considerate errori e difficoltà invece che ora vengono considerate come una cosa normale. Le difficoltà nella vita esistono, tanto vale che ne prendiamo atto e ora abbiamo la resilienza di qui sopra per poter risolvere i problemi. Ricerca di efficienza e basta, adesso c'è ricerca anche di trasparenza, ovviamente l'efficienza non è stata esclusa. Coinvolgimento dell'utente che veniva fatto soltanto alla fine quando avevamo la soluzione, il portale, i servizi online o quant'altro, adesso l'utente può e deve essere coinvolto fin dall'inizio anche in fase di progettazione. Ma un po' di esempi li avete visti, ne vedremo degli altri. Quindi se vogliamo questo potrebbe essere un primo riassunto di che cosa si intende per Open Government, quindi partecipazione da parte dei cittadini, trasparenza che è alla base ovviamente perché senza trasparenza non riusciamo a partecipare, senza informazioni come facciamo a scegliere, a decidere, e collaborazione, quella che chiamavamo prima crowdsourcing, il tutto basato su standard aperti, su open data e un'architettura open, in maniera da garantire che tutto questo meccanismo possa funzionare. Certo. Forse è meglio farla in chat. Sì, forse sì, perché in effetti sentivo molto ritorno. Se tu scrivi in chat, poi eventualmente, io non so se loro ti leggono, ma comunque leggo io casomai la tua domanda e poi interagiamo. Open Government, tradotto un po' brutalmente, è governo aperto. Ecco, Chiara dice, un esempio di difficoltà, considerate errori? Non capisco. È una domanda, un'affermazione? No, non lo so. Aspetto che tu scriva ancora, Chiara. Quindi, dicevo, tutte le pubbliche amministrazioni devono essere aperte e disponibili per favorire tutto ciò che serve, tutte le azioni efficaci, a garantire un controllo diffuso sulla gestione della cosa pubblica. E il rapporto tra PA e cittadino cambia, cioè questa ragazza vi sta dicendo attenzione, ti sto guardando. Ecco, Chiara dice nella slide precedente, un esempio di difficoltà, considerate gli errori, torno alla slide precedente, vediamo se riesco a capirti. Non ho capito la domanda, mi puoi scrivere la domanda davvero? Perché... tu non hai capito un esempio di difficoltà? Scusami, ma non ho capito la domanda, abbi pazienza. Se qualcuno mi riesce ad aiutare a interpretarla, se no me la riscrivi per intero. Ancora quella precedente? Ok. Quindi questa? È questa? Ok. E qual è il problema che non ti è chiaro? Che cos'è che non hai capito di questa? Stavamo guardando le differenze tra e-government e open government. Ti chiedo un esempio delle difficoltà. Aiuto. Nel penultimo... Ah, ok, terzo ultimo punto. Difficoltà considerate errore, difficoltà considerate normali. Sì. Per esempio, la non accessibilità da parte di qualcuno a un sito, la non velocità sufficiente della banda, la non connettività di una banda medesima,
che da qualche parte a volte potrebbe essere che un cittadino non ha connettività, questo sicuramente è un problema, è una difficoltà seria in cui non c'è interazione che tenga. Ma forse proprio perché era considerata soltanto uno strumento, il government dal punto di vista tecnologico, veniva visualizzato come c'è un problema tecnico, bisogna risolverlo come un problema tecnico. È sicuramente vero nel caso della connettività, per esempio, ma il problema non sempre è tecnico, a volte va risolto come problema più aperto, più di coinvolgimento. Non è sempre solo un problema tecnologico, ma spesso è un problema di, come dire, no, non vorrei dire filosofico, perché filosofico non è, dove la trasparenza passa, nel caso di trasparenza o di partecipazione o collaborazione, passa anche da inciampi. Un altro esempio, praticamente tutte le amministrazioni che fanno un progetto, tutte, di qualunque progetto si tratti, da decidere se fare un ponte o meno, alla Stretto di Messina mi è venuto in mente, o la TAV per dirne un'altra, belle evidenti entrambe, troviamo sicuramente le due facce, chi è pro al ponte sullo Stretto di Messina e chi è contro. L'amministrazione che ha progettato il ponte si trova di fronte il problema che veniva considerato appunto un errore nel senso tecnico, al fatto che invece adesso con questi strumenti si potrebbe, non lo stanno facendo, e questo secondo me è il problema più grosso per cui, il motivo più grosso per cui sulle tematiche relative alla TAV, alla treno ad alta velocità in Val di Susa, non sono riusciti ad arrivare neanche a una parvenza di accordo, ecco. Semplicemente perché non hanno usato gli strumenti di open government che invece adesso andremo a vedere, non hanno sicuramente richiesto la partecipazione, non hanno chiesto la collaborazione e non hanno purtroppo tanto meno offerto trasparenza. Se la trasparenza in questo contesto, provando ad applicarla, potrebbe essere mi dici i dati, mi dici quando inizi i lavori, quando li finisci, quanto costano, quanti treni ci passeranno, quanto business verrà generato, quanti danni vengono generati alla valle, quanti no, quali, tutta la parte relativa alla sicurezza, al rumore, all'inquinamento, eccetera, o trasparenza. Poi partecipazione, chiedere come, quando e perché le persone vogliono, intendono partecipare, che cosa per loro è importante oppure no, cioè è proprio il concetto. Poi è chiaro che non tutto si può declinare nello stesso modo, ma spero di essere stata un po' più chiara. Partendo da qua, quindi, dall'idea che il rapporto del cittadino si cambia, si sposta il focus, non è più soltanto monodirezionale dall'alto verso il basso, perché era prima appunto un approccio orientato esclusivamente all'erogazione dei servizi, in cui io come cittadino ero un utente, punto e basta, e le prestazioni che venivano erogate le utilizzavo se mi servivano, a uno basato invece più sulla collaborazione e in cui il cittadino può, e ripeto, a mio avviso dovrebbe, deve, partecipare alle scelte di governo. Si può fare anche nel caso dell'amministrazione locale, non soltanto centrale, quando c'è... ci sono elezioni, non so, comunali o regionali, quindi amministrative, il candidato, i candidati sindaco, i candidati a presidente di regione potrebbero definire in maniera partecipata il loro programma elettorale. Partecipata significherebbe con l'ascolto. Ieri ero alla conferenza all'Internet Festival a Pisa e ho avuto un attimo di tracollo, perché il mio presidente della regione toscana, che è molto bravo di solito, è anche molto bravo proprio ad ascoltare, ha detto, suppongo e spero che gli sia scappato come frase, ha detto forse bisognerebbe ascoltare i cittadini. Non mi sono fatta molti scrupoli e ho twittato: presidente, forse, perché veramente non si può prescindere, che a loro piaccia o meno,
non ci sono alternative. Oggi l'ascolto da parte dei cittadini è fortemente obbligatorio, e che gli piaccia o no, prima o poi ce la faremo. Chi di voi ha seguito quando il Borghezio aveva usato quelle parole, non saprei come definire l'aggettivo, ma sicuramente molto pesanti, nei confronti della ministra Kyenge, è partita online una raccolta di firme, ne sono state raccolte centinaia di migliaia, per chiedergli le dimissioni. E la Lega, che è il partito di Borghezio, lo ha tolto dal gruppo della Lega. Lui era un parlamentare europeo, è un parlamentare europeo, non si può, non si è dimesso, e questa purtroppo è una scelta sua, ma sicuramente la Lega invece lo ha tolto dal gruppo parlamentare della Lega. Quindi a qualcosa serve. Il cittadino partecipa, che gli piaccia o meno. Sicuramente Borghezio non ha gradito la raccolta delle nostre migliaia di firme, mi sta suonando il telefono, ma non è grave, scusate un attimo, lo spengo, scusate soltanto un istante.